Buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao Alberto! Allora, oggi faremo la lettura angelica valida per ben 2 settimane, ok? Quindi a partire dal 23 maggio al 6 di giugno. Questo perché il prossimo weekend volevo ricordarvi che c'è il webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce. Quindi se siete interessati c'è ancora posto, è ancora in promozione, va bene? Ok, allora utilizzeremo 4 mazzi di carte. Abbiamo le carte degli spiriti della natura, abbiamo le carte di Maddalena, abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele e abbiamo le carte di Soul Coaching. Allora, prima di iniziare faremo una breve preghiera, ok, di protezione per connetterci con le energie dell'Arcangelo Michele, ok? Quindi invoco la divina presenza di Dio Onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di Alberto, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore ci seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, Maria Maddalena, e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni. Con amore vi chiedo di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente Padre e Madre. Chiedo massima guida e assistenza e massima protezione durante questa lettura angelica affinché io e Alberto possiamo portare i messaggi di amore per tutte le persone che con tanto amore ci seguono e aspettano questa lettura angelica. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie, Maestro Gesù, grazie, Maria Maddalena, grazie, Maria Regina Celeste, e grazie a tutti gli esseri di luce e di amore puro che con tanto amore ci stanno aiutando in questo lavoro. Grazie, così è. Allora, iniziamo con le carte. Queste carte sono meravigliose, le uso poco, ma le uso poco per queste letture, ma le trovo molto belle con dei messaggi molto forti. Infatti, parliamo di integrità. Opla, ne è caduta una. Destino. Bellissimo. Ecco, è caduta un'altra. Anzi, ne sono cadute due. Abbiamo la carta dell'azione e la carta della rinascita. Hanno i colori simili, tutte e due, bellissime. Le trovo molto molto belle. Adesso vediamo le carte di Maria Maddalena. Il giudizio. Amore. Ecco, questa è volata. Decisione. Interessante, Alberto. Molto, assolutamente. Vediamo l'Arcangelo Michele. Decidi di essere felice adesso. Lavoro di guarigione energetica. In previsione del seminario è uscita la carta della guarigione, ma è uscita anche l'altra volta, se non sbaglio. Sei sulla strada giusta. Da un altro mazzo, intendo. Sa che era uscita la carta della guarigione, forse me lo sto sognando. Allora, pace. Soul Coaching sono queste le carte di Denise Lin, la stessa che ha fatto le carte dei viaggiatori sacri. Purificazione, nuovamente, ci invito alla purificazione. Aspetta, ne sono cadute un po' troppe. Guardate, è volata da sola, eh? Beauty, bellezza.
Ok, prima di iniziare mandiamo una foto ad Alberto. Allora. Mese prossimo faremo la diretta, Alberto, eh? Quindi preparatevi, a sorpresa, sceglieremo un giorno, faremo la diretta. Ok. Allora, introduciamo la nostra lettura angelica, è un messaggio di integrità. Secondo gli angeli della natura è molto importante che continuate a proseguire il vostro percorso, qualunque esso sia il vostro cammino spirituale, il vostro lavoro che state facendo su voi stessi, le vostre relazioni, qualunque cosa vi sta riguardando in questo momento, è molto importante rimanere nell'integrità, in allineamento all'amore. Cercate di non percorrere un cammino, diciamo. Alle volte credete che il cammino più semplice sia quello più giusto, invece alle volte è anche importante affrontare un pochino la vita, dire sempre la verità, mantenere l'integrità in nome dell'amore, essere sempre onesti, essere sempre nella via giusta, mantenendo un'etica. È molto importante, secondo gli angeli e l'arcangelo Michele, fare questo, ok? Diciamo che ci sono delle, sì, bisogna abbracciare la verità, ok? E diciamo che per quanto riguarda persone che si stanno comportando male nei vostri confronti, chiedete aiuto a Dio e agli angeli, chiedete, pregate, va bene? Perché la preghiera vi può aiutare anche ad allontanare persone che non si stanno comportando bene nei vostri confronti, va bene? Alle volte la preghiera fa in modo che queste persone si allontanino spontaneamente, ok? La carta del destino è molto bella, ha a che vedere con la missione, ok? In quanto molte persone, l'anima, cioè molte persone prima di nascere hanno firmato un contratto di anima, ok? In realtà l'abbiamo fatto più o meno tutti, ma le anime in risveglio, le anime che stanno percorrendo un percorso spirituale di allineamento all'amore, si ritrovano all'improvviso a cambiare, ad evolvere. Mi capita molto spesso anche con delle clienti, con delle persone che sto seguendo, che hanno iniziato a intraprendere un percorso di allineamento e questo le sta portando anche a un percorso di solitudine e anche un po' di paura, perché si ha paura di rimanere da soli. Non è così, è un percorso più o meno lungo, può durare dei mesi come può durare degli anni, ma è un percorso che poi vi porterà a vibrare a una nuova frequenza, a una nuova energia. È parte della tua missione, il tuo destino, e l'hai scelto tu prima di nascere. Quindi non preoccuparti, dice l'Arcangelo Michele, presto riuscirai a incontrare anime come te, anime che stanno percorrendo il tuo stesso percorso, anime con cui potrai condividere la tua missione, va bene? È venuto il momento di allinearti alla tua missione, dicono gli angeli, va bene? Tu hai dei doni che devi condividere nel mondo. Ok, è venuto il momento di ascoltare la voce della tua anima. Questa è una rinascita, dicono gli angeli. Stai rinascendo da te stessa. È come che sei proprio rinata nello stesso corpo, un po' più grande. Questo risveglio può avvenire a 30 anni, a 40, 50, ma anche a 70 anni. Io conosco persone molto mature di età che hanno una grande energia, una grande forza vitale, una grande voglia di condividere nel mondo la loro nuova energia, la loro nuova visione della realtà, e questa è una vera e propria rinascita. Quindi assolutamente è come che stai rinascendo da te stessa, hai nuove ali per volare, dice questa carta molto bella. Lascia andare il passato che non serve, accetta i cambiamenti positivi che stanno arrivando nella tua vita. Bellissima questa cosa. Stanno arrivando lune nuove.
Ok, però è anche venuto il momento di agire nella direzione della tua missione. Hai un po' di paura, un po' di timore, soprattutto di essere giudicato o giudicata per la tua nuova veste, e invece gli angeli ti stanno consigliando di lasciare andare queste paure, va bene? Basta esitare se, per esempio, stai pensando da tanto tempo di fare qualcosa e stai sempre rimandando, è venuto il momento di mettere azione, va bene? Andrà tutto bene, cioè veramente. Il movimento crea magia nella tua vita, va bene? Niente ti potrà portare più indietro. Vai avanti e non fermarti, perché questa è la strada giusta, dicono gli angeli. E d'altronde anche le carte di Michele, anche se sono di Alberto, dicono che sei nella direzione giusta, va bene? Allora, il giudizio, diciamo che è un giudizio. Allora Michele dice: lascia perdere il giudizio dell'ego, cioè non ascoltare chi ti sta giudicando in questo momento o chi ti giudica per la tua nuova personalità, il tuo modo di essere, il lavoro che fai, perché magari hai scelto di intraprendere un percorso piuttosto che un altro. Lascia, ascolta, perché ascoltare quello che dicono gli altri fa anche bene, ma ascolta meglio il tuo cuore, ascolta la chiamata della tua anima e non ascoltare il giudizio egoico delle altre persone. C'è un giudizio molto più grande che il giudizio divino, e diciamo che questo giudizio divino sta giudicando tutti noi, ma questo è un giudizio che non giudica i nostri errori commessi nel passato, ma giudica le nostre azioni presenti. Perché? Perché tu adesso sei un'anima risvegliata, adesso sei un'anima consapevole. Quando una persona non sa, è giustificata, va bene? Quando un'anima sa, diciamo che dovrebbe cercare di commettere meno errori. Quindi il giudizio di Dio, secondo Maria Maddalena, è un giudizio molto più grande del giudizio esterno delle altre persone che non possono camminare nelle tue gambe, perché sei tu che devi camminare e seguire la tua strada e lasciare andare il pettegolezzo, lasciare andare coloro che magari anche secondo loro ti vogliono bene, ma a qualche livello ti stanno fermando. Non permettere a niente, a nessuno, di intromettersi nei tuoi progetti, perché i tuoi progetti sono molto elevati. I tuoi progetti sono in nome dell'amore. L'amore è la via da seguire, dice Maria Maddalena. La via è l'amore, la via dell'amore è la strada più meravigliosa. Più straordinaria, lo so che posso apparire personalmente una romantica e lo sono, ma è anche vero che una vita senza amore è una vita che non ha alcun senso. Quando noi andiamo nella natura, vediamo sbocciare i fiori, guardiamo le farfalle, guardiamo la natura è perfetta. Noi dobbiamo riconnetterci alla natura perché siamo parte integrante della madre terra e dobbiamo riconnetterci con l'amore, perché l'amore ci dà gioia. È vero che quando ci innamoriamo siamo felici, è vero che quando guardiamo i nostri figli, proviamo gioia, se ne avete, i vostri figli, scusate, io figli non ne ho, io ho un cagnolino, ma quando io mi guardo l'amore che emana questo essere meraviglioso, io mi riconnetto con l'amore. La mattina appena apro gli occhi e vedo il mio cagnolino svegliarsi, sento un amore straordinario ed è l'amore che ci dà, è quel motore che ci consente di avanzare e di fare cose meravigliose e straordinarie, è l'amore che ci dà la forza di andare avanti. Vi prego di connettervi con l'amore. Allora, prima è uscita la carta dell'azione. Molte persone non riescono ad agire, anche perché sono indecise sul percorso da intraprendere. Sanno quello che devono fare, ma hanno paura e trovano 10.000 scuse. Ok, invece questa carta è molto chiara, è venuto il momento di prendere una decisione, lo dice Maria Maddalena. Maria Maddalena era una grande sacerdotessa. Maria Maddalena è stata riconosciuta come l'apostolo degli apostoli, è stata riconosciuta per chi sente questo come la moglie di Gesù o comunque la più grande discepola di Gesù. Decisione, ci vuole decisione nelle cose. La via dell'amore deve portare anche ad agire. Ci vuole una decisione chiara. Basta l'indecisione, perché anche non decidere è una decisione stessa. Quindi lasciare andare la paura, lasciare andare il passato. Il passato è passato.
Concentrati nel presente, puoi creare cose meravigliose, agisci in una direzione e verrai guidato, verrai aiutato, perché se seguirai la via dell'amore, se seguirai la via dell'integrità e della saggezza, nulla di male potrà accadere nella tua vita. Cerca di spendere la tua vita facendo cose meravigliose in nome dell'amore, perché poi potrai trovare anche nuove vie, nuove strade, ma inizia da una strada. Se quella strada è la via dell'amore, percorrila. Se non vedi altri percorsi davanti, vuol dire che quella è la via da intraprendere, dice Maria Maddalena. Non avere paura di sbagliare, non avere paura, non devi essere perfetto, non devi essere perfetta. Ascolta la voce dell'anima che ti sta guidando in una direzione meravigliosa. Il cambiamento, come diceva la carta precedente, non aver paura dei cambiamenti. Stanno arrivando cambiamenti positivi. Non tornare indietro, non bloccarti. Chiedi aiuto, guida e assistenza laddove ti senti bloccato, va bene? La preghiera può essere un grande aiuto per aiutarti ad agire nella direzione giusta e per prendere una decisione chiara e precisa che ti cambierà la vita in meglio. Ok? Bene, Alberto, ora tocca a te. Eccoci. Beh, intanto mi fa sorridere il fatto che l'altra volta avessi usato le carte di Maria e questa volta Maria Sì? Maddalena per queste 2 settimane. Quindi, prima un'energia più materna, qui un'energia più da partner, se vogliamo, Sì. perché chiaramente Gesù, prima la madre e poi la compagna, no? Certo. Come dire, l'apostola, discepola, come sei tu, e qualcuno dice che Gesù la liberò da diversi demoni e poi smisero insieme. Interessante questa cosa, un'energia, con tutto rispetto per Maria che è fantastica, però un'energia più fresca sicuramente. Detto questo, allora, beh, insomma, Michele, come al solito, ci dà dei messaggi sempre molto d'impatto. Allora si parte subito con la felicità qui ed ora, no? Quindi un primo esempio di procrastinazione qual è? Ah, sarò felice quando avrò i soldi, quando sarò sposato, quando ma allora e quel giorno lì quando arriverà? Può essere domani, può essere fra 6 anni, nel frattempo cosa fai? C'hai il muso tutti i giorni, no? Io decido coscientemente di essere felice adesso, a Certo. prescindere, e così attrarrò circostanze favorevoli. Infatti cosa dice la didascalia? Grazie per avermi aiutato ad aprire il cuore alla felicità, alla gioia e alla beatitudine, che già sono 3 cose enormi. Adesso sono pronto a vedere tutti gli aspetti positivi della mia vita. Certo. Cioè, io sono felice perché io vedo, io ti ringrazio. La gioia di cui si parlava con Maria la settimana scorsa, che poi in realtà è sempre questa in corso. Cioè, quindi è una decisione la felicità. Cioè, non permettete mai a nessuno di imitarvi, di darvi lezioni, di dirvi qual è la sua visione di felicità, perché la felicità è una scelta, non Certo. è che uno è felice se ha i soldi o se. Quella è una cosa In più. condizionata, condizionale, invece la felicità, anzi, tante volte vediamo che le persone più felici sono quelle paradossalmente che non hanno nulla, perché cioè, è l'utilizzo di quello che hai, tu puoi non avere quasi niente, ma se tu sei grato, se tu utilizzi bene le cose che hai, basta pensare ai bambini africani, poveri, quelli che hanno la salute, ovviamente, cioè loro sono sempre sorridenti, hanno una gioia di vivere che è qualcosa che noi occidentali dovremmo imparare. Sinceramente, quindi partiamo con questo messaggio bello tosto, decidi di essere felice adesso, no? Dopodiché lavoro di guarigione energetica che sicuramente male non fa, no? Tutti i giorni almeno 5 minuti, per chi proprio non ha tempo neanche di andare in bagno, se no io dico sempre almeno un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, si fa meglio, non dico di fare un'overdose, ma insomma bisogna dedicare un po' di tempo. Vediamo cosa dice la didascalia, grazie per mandare energia di guarigione verso di me e attraverso di me, perché noi siamo dei canali, quindi l'energia scorre, se tu lo permetti naturalmente, più resistente hai, meno scorre, per il mio bene e per tutti quelli che mi circondano. Grazie per mettermi in contatto con guaritori e insegnanti di tecniche di guarigione energetica amorevoli e di grande integrità, cioè attenzione a ogni singola parola. Eh sì. Cioè, persone amorevoli, integre, perché non è che tutti i traumaterapeuti, tutti quelli che fanno Reiki sono bravi, c'è anche gente egoica purtroppo, perché se fossero bravi, allora no, cioè non basta studiare le cose, no? Perché c'è tanta mente, poi ci vuole il cuore, Discernimento. ci vuole armonizzazione fra tutte le varie parti del corpo, no? Certo. Cioè corpo, mente, anima, spirito,
sono persone che magari sono bravissime da un punto di vista tecnico, ma se a livello umano non ti danno nulla, è meglio fare da soli il lavoro o cercare altre persone, no? Certo. Quindi insomma, anche questa è un'indicazione sicuramente molto importante di questi tempi, sicuramente ancora un po' caotici, ma in cui ogni giorno veramente si vedono sempre più aperture in generale, no? Adesso c'è una nuova luna sempre più vicina che sarà potentissima e quindi è fondamentale continuare comunque a fare questa cosa tutti i giorni, è come la doccia, perché a meno che uno non abbia la fortuna di essere, non dico sull'Everest, ma in un posto veramente intonso da energie, da persone egoiche, è normale che ogni giorno comunque o senti una notizia o vedi una persona magari che non è centrata, rischi di assorbire quella roba lì perché sei sensibile, e allora subito il lavoro, subito, sempre, va fatto sempre, perché altrimenti quelle energie lì poi ristagnano, no? Quindi anche qui è un invito a non procrastinare. Dopodiché sei sulla strada giusta. No, quindi c'è lui, Michele, che ti prende per mano e ti dice vai sereno, tu stai con me, sei protetto, no, io ti sono vicino, sei sulla strada giusta, è importante che continui a agire e continui a fidarti di me. Tra l'altro racconto un piccolo aneddoto che tu sai, io qualche giorno fa sono stato, non sono riuscito a entrare in chiesa perché purtroppo era un orario sfortunato, ma ho visto la statua di Michele qui dove abito io, c'è una chiesa bellissima. E devo dire che è stata un'emozione incredibile perché, insomma, vedere il suo nome, le scritte in latino, questa statua veramente enorme di lui con le ali dietro, con la spada, mi ha dato veramente una gioia, una sicurezza incredibile. Cioè, è pazzesco come questa figura veramente, sempre di più io noto nel quotidiano, sempre più persone si avvicinano. Ah, sì. Te l'ho detto, no? Persone che magari prima avevano altre credenze, non sapevano neanche chi era, all'improvviso compare, no, il santino dietro, ne parla, no, perché? Perché l'energia va, c'è poco da fare, arriva, va dove deve andare, può andare nella politica, può andare nella spiritualità, può arrivare in un bar, io tempo fa andavo in un bar dove veramente, cioè, il titolare era ed è tuttora devoto dell'Arcangelo Michele, infatti il mio amico quando siamo entrati era anche lui tutto contento, perché anche lui insomma è una persona credente, e quindi veramente questo dà grande gioia, no? Perché ci sentiamo sempre sempre più uniti in questa cosa, no? Non siamo i quattro gatti, ma siamo veramente tante persone, prendiamo sempre più coraggio nel portare avanti veramente la parola di questa figura straordinaria che ha fatto, fa e farà cose incredibili per l'umanità. Poi, passando invece sul coaching, partiamo con pace, insomma, anche qui una parola mica da poco di questi tempi. Perché dice io respiro profondamente sapendo che tutto va bene nel mio universo. E anche la figura dice lunga perché c'è questa ragazza praticamente sulla luna, no, metaforicamente, che riposa. Quindi la pace sostanzialmente cos'è? Beh, tanto tu respira profondamente, dice la frase, no? Quindi tu inizi a respirare, vedrai che vai in profondità e la pace la trovi. Il tuo luogo magico lo trovi dentro di te. E tu sai che tutto va bene. Cioè, pace è fare pace col passato, fare pace con se stessi, essere in pace con tutto. Quindi è un lavoro continuo anche qui di accettazione di se stessi, di emanazione di buone energie. E a partire da noi poi tutto il resto sarà positivo, ripeto, come dicevo prima, a prescindere dagli incontri, da quello che sentiamo, noi decidiamo di essere pace, di essere portatori sani di pace, ok? Di pace, di luce, di cose positive, a prescindere da quello che accade. Sì. Questa deve essere una cosa proprio veramente da cioè, ma facciamoci anche, non dico i post-it in casa, ma scriviamolo anche, cioè voglio dire, queste cose devono entrare in risonanza sempre di più, dobbiamo essere veramente convinti di queste cose, non devono essere solamente delle parole, dobbiamo proprio sentirle dentro nel cuore, no? La pace è qualcosa di incredibile, è silenzio, è proprio essere nel flusso, è... io sono qui adesso, il passato non esiste, io libero me stesso e gli altri, ma che incontro la libero, cioè non è ego, è voler aiutare gli altri, è portare se stessi, è donarsi, no? Certo. Subito dopo, ovviamente, purificazione, perché comunque il processo non è mai finito e c'è una bella scopa, no, che chiaramente ci ricorda che bisogna spazzare via, no, la polvere, le ragnatele, tutte le cose che appunto se noi non ci impegniamo tutti i giorni rimangono lì. Il mio campo energetico viene pulito da tutto ciò di cui non ho bisogno. Questo è il punto. Nella sua banalità, questa è una cosa cristallina. Cioè, se io dentro di me ho delle cose che non mi servono, delle cose vecchie, dei traumi, delle emozioni,
emozioni che non mi appartengono, cosa me ne faccio? Le tengo lì così? No, togliamoci i dolori, le cose, perché tante volte noi veramente siamo così aggrappati alla nostra storia, a certe cose, che abbiamo paura di mollare questa identificazione, perché magari pensiamo, oddio, però sono talmente abituato a quella cosa lì che non so neanche chi sono senza quella cosa lì. Beh, intanto toglitela, e bene non ti fa, e dopo chissà cosa scoprirai di essere molto di più di quello che pensi, no? Quindi è fondamentale questa cosa qua, cioè ripulire il campo energetico, cioè l'aura, il plesso solare, il terzo occhio, no? Che il comandare la propria mente è fondamentale, perché purtroppo le energie, quelle non buone, come dico sempre, non dormono mai, cioè si possono infiltrare in qualsiasi momento, quindi bisogna essere sempre vigili, sempre, non è questione di essere compulsivi. Questo lavoro va fatto tutti i giorni, anche assolutamente tutti i giorni. Piuttosto di fare un giorno 6 ore e dopo fare 3 giorni non far niente, meglio far poco tutti i giorni. Come la tartaruga, no? Che va pienino, però arriva al traguardo, l'elemento acqua. Dopodiché la bellezza, giustamente, non bisogna trascurare neanche l'aspetto estetico. Ovviamente parte sempre tutto da dentro, però non siamo ipocriti. Una persona, cioè è bello vedere anche una persona bella esteticamente, voglio dire, truffata, con un bel vestito, quello che è, no? Curata. La didascalia dice: io sono profondamente, e profondamente in realtà, perché deeply and profoundly vuol dire sempre profondamente, anche se a livelli diversi, bello, bello, no? E c'è questa figura proprio che gli piace, no? Ma non narcisticamente, proprio tipo il lavoro di Disney allo specchio, no? Cioè io mi guardo e mi sorrido, mi dico che mi piaccio, ne sono convinto, così anche gli altri ne saranno convinti, no? Cioè l'autoimmagine è una cosa fondamentale. Se uno ha un'autoimmagine che non è positiva, ragazzi, cosa pensate che vi porti l'universo? Cioè, se tu nell'inconscio hai le credenze tipo: ah, non sono meritevole perché quella volta lì ho fatto quella roba lì, ah, non sono, certo, non sono completo, ho sempre bisogno degli altri, ah, non sono, non sono, va a finire che queste cose ti condizionano. Quindi cerchiamo, con le affermazioni positive, col lavoro allo specchio, col processo di liberazione, eccetera, 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 fare in modo che questa bellezza aumenti sempre di più. La bellezza cos'è? È l'armonia delle parti, la bellezza, no? Il pianeta Venere. È la bellezza anche delle relazioni con gli altri, gli aspetti estetici, godere della vita, ma non in senso edonistico, godere nel senso piace fare delle cose, stare con le persone, portare positività, no? C'è anche il termine afrodisiaco che deriva da Afrodite e da Venere. Cioè, è tutto ciò che risveglia la passione, in poche parole, il fuoco. Cioè, senza fuoco, senza bellezza, cavolo, la vita è grigia, perché poi le cose sono sempre quelle, no? Quindi se non ci metti quell'estro, quel brio, dopo un po' veramente rischi di perderti, e ancora una volta queste energie poi si infiltrano ancora di più, perché loro ci giocano. Se tu dubiti di te stesso, delle cose, ti annoi, non ci credi, poi rischi di andare verso altre strade che sicuramente non ti danno la stessa soddisfazione. Assolutamente. Di prima. Ma poi alla lunga la vita è una maratona, non è una gara di 100 metri, quindi andiamo con calma. Io vorrei dire qualcosa al proposito della bellezza, perché comunque ci sono persone che, per carità, o perché sono un pochino più robustine, non si piacciono, o perché magari sono bruttine, tra virgolette, perché comunque la bellezza è una cosa molto soggettiva, però una persona può essere obiettivamente molto bella di viso e un'altra meno bella. Io ho visto persone meno belle essere molto carismatiche, essere però comunque ordinate, composte, curate, sia nel femminile che nel maschile, e magari una persona meno bella esteticamente, ma comunque curata, che si ama e che si vuole bene, essere molto carismatica e attirare molto di più del solito bellino o bellina, della solita belloccia che magari non è così. Cioè, qua per bellezza si intende anche cura, no? Cura del proprio corpo, cura della propria, dei capelli, sì, l'estetica è fondamentale, associata all'amore per se stessi, perché ci sono persone che sono molto estete però sono vuote dentro, quindi deve essere una bellezza interiore unita a una bellezza esteriore, no? Io la vedo così. Bisogna, la cura di se stessi è una forma di amore per se stessi. Certo, no, ma infatti hai fatto bene a fare questo inciso, perché io non ci ho pensato, ma non ti prego di credermi, per me la bellezza non è la classica donna o uomo statuari, certo, né la classica, cioè certo. Può essere, può avere qualche più in più, può avere tutto quello che fare, ma voglio dire, è molto soggettiva la cosa, anche adesso per fortuna questa cosa viene
fa sempre di più, perché prima uno che voleva essere nella moda doveva essere anoretto, in un certo doveva, modo, una vita di privazione, non è vita quella, ragazzi, se ho 5 kg in più ma sto bene, va bene, abbondanza anche quella, se voi pensate le idee di una volta. Le idee di una volta, esatto, è vero. La idea che veniva raffigurata che adesso una persona media la considererebbe una grossa, ma erano forme. Non era piatta, erano forme. Sì, il Buddha che aveva la panza, scusate questo termine un po' alla romana, la panza non è una panza da sono andato al bar 50 volte, è una pancia da respirazione, da proprio goduria, da vita piena, capite? Cioè cerchiamo di essere elastici, perché non è che certo. Uno c'ha l'addominale, se c'ha il seno così, i capelli così bene, se no... No, perché naturalmente uno delle volte rischia di farsi incappiare da queste cose, no? E si rischia anche di essere pubblicizzati, insomma tante cose che non so più a spiegare. Invece cerchiamo di sentirci meritevoli noi, a posto noi, e dopo le persone giuste arriveranno, le persone esatto. che ci aspettano ci sono, no? Quindi certo. no, hai fatto bene a dire questa cosa, certo. Non vorrei mai passare il messaggio che non c'entrava niente tu, era una cosa che volevo dire io col cuore alle persone, va bene, ok, giustamente, perché voglio dire, c'è chi nasce anche carino di viso, c'è gente che magari nasce che non è bellissimo, però ha un carisma, un'energia che ti spiazza, no. E voglio dire, magari i miei occhi cadono più su una persona così di una persona... Cioè, che poi non è giudicabile, la bellezza deve essere unita interiore ed esteriore insieme, però cura di noi stessi, perché comunque curarsi i capelli, curarsi nel vestirsi bene, bene anche in maniera modesta, non necessariamente, ognuno fa quello che può, però l'importante è essere nella bellezza. Questa carta della bellezza è uscita, vuol dire che dobbiamo prenderci cura di noi stessi anche in quel senso, Alberto, giusto? Come no? Ma la bellezza è tutta una bellezza, è certo. Come diceva Einstein, è vedere i miracoli in ogni cosa, esatto. Prima della natura, i fiori, il cagnolino, l'uccellino, esatto. E ripeto, Venere a livello di pianeta è quello che ha la frequenza più alta, e non è un caso, cioè, assolutamente. È proprio è chakra della corona, no? Adesso c'è sto cavolo di coronavirus, Covid-19, il sole dei tarocchi, cioè questo ci serve a fare chiarezza, a capire che siamo tutti uno nell'amore, aiutiamoci, perché non capiterà più un'occasione come questa. Di vedere la bellezza. Qualche giorno fa è morto il maestro Franco Battiato, una persona incredibile, ed era italiano, non era commerciale, è stato citato poco, ma una persona incredibile, certo. Un'anima dedicata, come ce ne sono poche. ce ne sono tante, però giustamente, conosciute poche. Certo, grazie Albertino, grazie mille. Bene, io vi ringrazio. Volevamo ricordarvi, Alberto, che ci occupiamo di fare le letture angeliche o con le carte o con come connessione diretta. Ci occupiamo anche di facilitare la guarigione negli altri con le nuove frequenze di luce per riportare armonia in tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale, in tutti i livelli, ok? Vi volevo ricordare che questo prossimo weekend, quindi il 29 e il 30 di maggio, ci sarà il webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce. Ve lo lascerò per chi guarda questo video, ancora in promozione, quindi se state pensando di venire però è scaduta la promozione, non preoccupatevi, contattatemi e potete partecipare anche voi al webinar. Però vi ricordo che è importante iniziare a fare le preghiere di protezione, il processo di liberazione come preparazione energetica a questa esperienza meravigliosa, ok? E mi occupo e ci occupiamo anche di Logos Healing, che è una modalità di guarigione molto potente per liberarci dai blocchi, dalle paure, dai sistemi di credenze, dai traumi, da tutto ciò che vi sta impedendo di essere liberi, di essere nel vostro pieno potere. E Logos Healing, ho appena fatto un video, ho pubblicato un video, vi spiega come vi aiuta a riprogrammare, liberando prima e poi riprogrammando, quindi aiutandovi anche a raggiungere i vostri sogni, i vostri obiettivi, a migliorare la vostra situazione economica, a migliorare le relazioni, insomma ad elevare le vostre energie, le vostre frequenze per sintonizzarvi nella frequenza giusta, per raggiungere ciò che desiderate in allineamento sempre all'amore, ragazzi, perché manifestare, ma manifesto con Michele, si manifesta in nome dell'amore, ok? E non dell'ego. Bene, io sono felice di aver fatto questa lettura angelica per tutti voi. Volevo salutare Alberto. Ciao Alberto.
Ciao, ciao, grazie a tutti. E salutiamo tutti voi. Un abbraccio e a presto. Ciao, ciao.